Ricordatevi una cosa, prima o poi la morte tocca a tutti. Sfortunatamente non esiste l'immortalità, ma nel mondo ci sono tante persone che hanno provato a fare di tutto e di più per poter vincere contro la morte. Non parlo semplicemente di farsi congelare il cervello o trasferire tutti i nostri ricordi in un computer, per poi iniettarceli in una nuova mente. Wow, davvero macabro però a dirlo. Ma di altri metodi che andremo a vedere oggi. Ciao a tutti dal vostro top 10 nerd di quartiere in questa nuova classifica piena di falsa immortalità. Se siete già passati dal mio canale Telegram di sconti ufficiali, siete seduti o sdraiati, una mezza via, quindi sedurati, partiamo. Diane de Poitiers. Lo so, state preparando la forca perché pronuncio male certi nomi, ma capitemi, non sono francese, a volte nemmeno italiano. È stata una nobildonna di origini francesi, vissuta addirittura 66 anni. Dico così perché il periodo in cui è nata è stato il 1500, dove l'aspettativa di vita era di circa 40 anni massimo, se la persona era in salute. Comunque sembra la nostra signora elegante sia riuscita a ottenere risultati così miracolosi grazie a uno speciale elisir di lunga vita. Un prodotto così magico da essere quasi sconosciuto ai più dei tempi. Aveva la pelle quasi perfetta, nessuna imperfezione e così giovane da sembrare quasi surreale. Ma andiamo un attimo con ordine. Oltre che bella, era molto intelligente. Era riuscita a sedurre re Enrico II, con una differenza di età di 20 anni. Lei infatti era più grande. La sua influenza sul re era molta e questo le ha permesso spesso di agire come voleva e di avere amici potenti, come dottori e ricercatori dei tempi molto affermati. Così è riuscita a produrre il suo elisir di lunga vita. E anche dopo aver perso la ricchezza a causa della morte di Enrico II, ha continuato a vivere a lungo. Ma c'erano anche degli effetti collaterali. Perché? Beh, questa ricetta speciale era alquanto nociva da ingerire ogni giorno. Beveva tutti i giorni l'oro liquido. Questo era parzialmente disciolto in acqua regia, cioè una soluzione composta da acido nitrico e di acido muriatico. Dimostrava metà dei suoi anni con questo intruglio, ma come stavo dicendo aveva effetti molto spiacevoli allo stesso tempo. Non penserete mica che bere l'oro sia una cosa positiva. Soffriva di una grave anemia, spesso e volentieri la stanchezza si faceva sentire prima del previsto e non riusciva a mangiare come si deve. Il colore dei suoi abiti neri risaltava moltissimo il pallido della sua pelle. Quando furono trovati i primi resti è stato riscontrato un alto tasso d'oro concentrato nelle ossa, oltre 250 volte superiore al normale. Lo stesso risultato è emerso dai capelli, che hanno ulteriormente confermato una notevole percentuale di mercurio, usato nella raffinazione dell'oro di solito. Non siamo quindi nel film di One Piece con Gold, nessuno tira fuori poteri speciali e trasforma le cose in oro. E quindi mi raccomando, non ci provate nemmeno. Piuttosto se avete dell'oro vendetelo, così guadagnerete qualcosa e potrete comprare delle creme ringiovanenti. Chissà, magari quelle funzionano, ma anche no. Sima Pi. Molte persone hanno una paura folle della morte, nei tempi antichi ancora più che oggi. Quasi tutti i regnanti di ogni paese del mondo cercavano un elisir o qualcosa che potesse tenerli in vita per sempre, o almeno più tempo del necessario. Questa ossessione era presente moltissimo in Cina. Sin dal 300 ingerivano ogni genere di cosa, tutto per poter apparire più giovani o come già detto immortali, come l'imperatore Sima Pi, vero nome Eye of Jin. Non chiedetemi cosa intendo con vero nome, c'è scritto su internet che ha circa tre nomi e sinceramente non capisco come mai, non sono un esperto di cultura cinese. Comunque era salito al trono a 21 anni e spendeva moltissimi soldi e risorse nel cercare un elisir in grado di donargli la vita eterna. Era talmente ossessionato che non riusciva a vedere nient'altro oltre questo obiettivo, pura follia. Così gli studiosi più esperti sono riusciti a creare questo elisir. Il problema è che dopo averlo bevuto si sentì talmente male da morire, in 3 anni di regno, a soli 24 anni. Proprio un grande scherzo gli aveva fatto la vita. Questo perché il liquido miracoloso era velenosissimo. Un miscuglio di mercurio, zolfo, sali di arsenio e, sentite bene, oro liquido. La regina Diane non era stata la prima a utilizzare certi veleni. Gli elisir di lunga vita prodotti con l'oro hanno una storia più antica di quanto si possa pensare. Cavolo, ma in quei tempi ne avevano un bel po' di oro da sprecare. Se lo bevevano pure. Alexander Bogdanov. Il nostro Alexander era un uomo molto conosciuto e ancora oggi lo è. Beh, magari non da noi che non facciamo tutti i giorni ricerche su di lui. Comunque è stato un politico, filosofo, economista, medico, rivoluzionario e scrittore di origini russe. Cavolo, multitasking devo dire.
Era nato nel 1873 e morto nel 1928. Negli ultimi anni della sua vita, a partire dal 1921, si è dedicato alla medicina, in particolar modo alle trasfusioni di sangue. Iniziò a sperimentare sistemi per la trasfusione, sottoponendosi personalmente agli esperimenti. Dicevano fosse uno degli uomini più intelligenti dei tempi, ma morì in modo alquanto stupido per tanti. Aveva fondato un intero istituto soltanto per trasfusioni di sangue. Era la sua ossessione ed era arrivato a più di 10 solo su se stesso. Per un totale di 100 in generale eseguiti dal suo laboratorio su varie persone. Ciò che faceva era scambiare quello dei giovani con quello degli anziani. Pensava entrambi avrebbero ricevuto vari tipi di benefici. Ogni volta che ne eseguiva uno sul suo corpo scriveva di incredibili cambiamenti come un aumento della vitalità e la completa guarigione da varie malattie. Ovviamente queste cose non erano sicure, anzi potrebbero essere state dette solo perché voleva continuare con gli esperimenti. L'ultima trasfusione però gli fu fatale, lo portò alla morte. Il corpo non poteva sopportarne un'altra, aveva preso il sangue a un ragazzo giovane. Alcuni pensavano quest'ultimo avesse delle malattie come malaria e tubercolosi, ma è più probabile che sia stato per il limite raggiunto dal suo corpo. Voleva alla fine ottenere un'immortalità attraverso la scienza medica, ma non era la prima volta che qualcuno ci provava. Anche questo era un metodo abbastanza vecchio. Si dice nell'antichità i più ricchi bevessero il sangue dei più giovani. Sì, tipo vampiri. Dasi Dorzo Itigalov. È stato un monaco buddista russo di etnia buriata, nato nel 1852 e morto nel 1927. A soli 16 anni cominciò il suo percorso religioso. Studiò alla Datsan Anniski, un'università buddista in Buriazia, oggi in rovina, dove ottenne laurea in medicina e filosofia. Nel 1911 diventò un leader buddista, cioè il 12° Pandido Kamba Lama. No, non chiedetemi cos'è un Kamba Pandido. Io pensavo fosse il nome di un panettone. Ma basta con i convenevoli, ora comincia la parte interessante. Quest'uomo non cercava l'immortalità del corpo, ma dell'anima, come tanti altri buddisti. Eppure ha ottenuto anche la prima cosa, o quasi. All'età di 75 anni si stava avvicinando la sua morte. Quando sentì che era ora, chiese agli altri lama di pregare per lui, con sessioni di meditazione e riti funerari. Ma si rifiutarono, perché era ancora in vita. Così cominciò a farlo da solo per se stesso. E fu proprio da lì che altri lama ancora si unirono, forse perché avevano capito che ormai era morto. E in effetti era così. Lasciò un testamento da leggere prima ancora di fare qualcosa con il suo corpo. Chiese di essere sepolto nella posizione del loto, in una cassa di legno di pino, e di essere riesumato anni dopo. Questo per dimostrare l'incorruttibilità anche del suo corpo. Prima nel 1955 e poi nel 1973 fu tirato fuori dalla terra e i monaci che lo fecero scoprirono qualcosa di sconcertante. Era privo di ogni genere di deterioramento, sembrava ancora in vita nonostante il cuore non battesse più. Non si vedevano ossa e la carne era ancora morbida. L'11 settembre 2002 venne di nuovo riesumato. Dopo accurate ricerche, i dottori e gli esperti del settore notarono che era nello stesso stato di qualcuno morto da appena 36 ore. Ad oggi è in mostra in un tempio davanti a tutti senza coperture o altro. Chissà se si conserverà allo stesso modo come si deve. I monaci più devoti gli stringono la mano e pensano sia in qualche stato di ibernazione o nirvana totale. Robert Ettinger. Passiamo ora a qualcosa di più concreto e moderno per avere una specie di immortalità. Niente meditazione o trasfusioni mortali di sangue a caso o veleni fatti con l'oro. Cavolo, a molti fa proprio paura morire. Comunque Robert Ettinger era un accademico americano, noto come il padre della crionica, una scienza che studia il congelamento dei corpi per poterli curare in futuro con qualche nuova tecnologia. La sua influenza è stata così grande da aver dato inizio a tutto. Sin da piccola adorava leggere le storie di fantascienza di Hugo Gernsback. In una di esse si raccontava di una persona mandata nello spazio perché il corpo poteva essere conservato perfettamente grazie alle temperature rigide, e poi risvegliata millenni dopo con il cervello impiantato in un nuovo corpo meccanico. Tutto questo accese la curiosità del piccolo Robert, che pensava un giorno gli scienziati avrebbero scoperto il segreto dell'immortalità per preservare l'essere umano. Ma le cose andavano a rilento. Erano gli anni 30 e nulla si era mosso in quel campo. Decise lui stesso allora di scrivere un libro dove parlava delle sue tesi e del modo di riportare in vita i morti congelandone i corpi. Questo libro venne pubblicato e tradotto in 9 lingue diverse. Fu un vero successo. Le sue tesi non erano sbagliate, anzi potevano funzionare. Venne fondato su queste basi il Cryonics Institute, un posto dove ancora oggi congelano corpi senza vita. Ovviamente tutto previo consenso del soggetto.
Potete iscrivervi anche voi alla lista se vivete lì, in modo da donare il vostro corpo alla scienza e chissà, magari tornare in vita un giorno. Si occupano di studiare i danni che può provocare al corpo il raffreddamento estremo e ovviamente cercano un metodo per poter conservare questi corpi all'infinito, così da arrivare al prossimo livello. Immaginate di avere una malattia incurabile, ma di avere la possibilità di essere congelati per poi essere risvegliati in un'epoca in cui esiste la cura. Sì, lo so che in tanti in questo momento sperate in una cosa del genere, ci sono pure io in fila, ma è una cosa che accadrà tra centinaia di anni. Con questo concludiamo questa classifica di immortali. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e noi ci sentiamo alla prossima, gente, stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.